Ciao amici e bentornati nel mio canale YouTube Michele Di Lorenzo Official. Oggi vi farò vedere in questo video come preparo la mia focaccia o pizza ripiena di parmigiana. Ecco qui una bella melanzana, come potete vedere un po' ammaccata perché questa qua è biologica, me l'ha portata il mio contadino di fiducia, quindi a chilometro zero, quindi diffidate quando vedete nei supermercati, negli ortofrutticoli, quando vedete quella frutta, quella verdura bella luccicante, perfetta. No, deve essere così. Questa ti fa capire che è senza pesticidi, senza niente, biologica. Andiamo a farvi vedere come faccio la mia pizza alla parmigiana. Vamos! La prima cosa da fare per fare un'ottima parmigiana, da premettere che io la mia parmigiana che farò non è fritta con la melanzana fritta, ma si impanata con la farina, come ben vedete, ma la farò nel mio forno. La prima cosa da fare è tagliare a fette la nostra melanzana biologica. Facciamo più o meno di questa grandezza qua, mezzo centimetro. Andiamo a tagliare questo muro qua. Fatto questo, andiamo a impanare la melanzana all'interno della farina. Lo possiamo fare in questo modo, uno alla volta, oppure metterle più di una e poi saltarla in questo modo qua. Guardate, melanzana impanata in farina. Andiamo a togliere il grosso e facciamo la stessa cosa per le altre. Dopo averle impanate, ci andiamo a mettere un po' di olio. E ci mettiamo un po' di sale. Ok. Adesso andiamo a infornare. Adesso andiamo a infornare le nostre melanzane. Ecco, vi farò vedere come dovrebbero venire. Ok, mezz'ora è passata, vediamo se sono pronti le nostre melanzane impanate. Eccole qui, vedete. Adesso dopo queste le andremo a mettere nella nostra ripiena per fare la parmigiana. Ok ragazzi, quindi abbiamo sfornato le melanzane, le sono andate a mettere in questo recipiente, ci ho messo un po' d'olio sopra, mi sono fatto già il sughetto. Il sughetto è molto semplice fare: passata di pomodoro in una pentola, aglio, olio, chi vuole mettere un po' di peperoncino lo può mettere, il risultato è questo. Questo lo andiamo a mettere nella nostra ripiena. In più ci mettiamo la scamorza, la possiamo fare con la scamorza affumicata, possiamo fare con la provola affumicata, con la mozzarella, lo fate al gusto vostro, come piace a voi. Io ci metto solo questi tre ingredienti, ma si può mettere anche il prosciutto cotto, c'è chi mette la mortadella, c'è chi mette tante altre cose. L'impasto io ce l'ho già pronto, ecco qua, adesso andrò a formare la base, andrò a mettere in una teglia come questa, già ci ho messo l'olio, quindi andiamo a farci. Io ho una macchina per poter diciamo schiacciare la pizza velocemente senza sbattimenti, e adesso vi faccio vedere come viene. Dopo aver passata nella mia diciamo formatrice, che fa anche questo tipo di lavoro, mi sono andato a fare la base della pizza. Voi potete farlo anche con un mattarello e poi andiamo a mettere
la base dentro alla teglia in questo modo. Molto importante è lasciare il bordo alto, in modo che poi dopo, nel momento in cui andiamo a mettere tutti gli ingredienti e andremo a mettere la parte superiore della pizza ripiena, tutto il ripieno andrà a finire anche sulla crosta, quindi va mangiata fino all'ultimo pezzo. Dopo aver fatto questo, ci andiamo a mettere le nostre melanzane, vedete, fino su sotto il bordo, guardate, in modo che poi andremo a chiuderlo e nel bordo avremo anche il ripieno. Va mangiata tutta, molti arrivano alla crosta e la lasciano, qua va mangiata tutta. Andiamo a fare questa cosa qua e andiamo a creare la parmigiana. Ci andiamo a mettere il nostro sughetto preparato in precedenza, è inutile che vi faccio vedere come si prepara il sugo per chi già conosce la parmigiana e sa come farlo, è molto semplice: passata di pomodoro, aglio, un po' d'olio e poi un po' di sale, e si va a mettere tutto nella nostra ripiena. Quindi andiamo a comporre la parmigiana come se fosse una parmigiana in un piccolo tegamino oppure in una forma per fare, cioè per cucinare la parmigiana. Noi facciamo di solito uno strato, perché di solito la parmigiana si fa in vari strati, ne basta uno, perché poi verrebbe troppo ma troppo alta. È già una pizza, quindi la ripiena va bene così. Adesso ci andiamo a tagliare la nostra scamozza affumicata, vediamo in questo modo, fettine piccole. Ok, penso che bastano queste. Ce le andiamo a mettere sempre partendo dal bordo, in questo modo qua, e poi andiamo a finire nel centro, ecco qua. Fatto questo, ci mettiamo un po' d'olio, ripeto, ognuno può fare come vuole, ci può mettere il prosciutto cotto, ci può mettere la mortadella, ci può mettere quello che vuole. Adesso andiamo a fare la parte superiore per poterla chiudere nello stesso modo. Basta schiacciare qua, voi fatelo con il mattarello e lo faccio con il mio macchinario. Ecco qua, adesso andiamo a chiudere la nostra ripiena di parmigiana. Lo facciamo in questo modo qua, partendo sempre dalla linea del bordo, rilasciamo e poi andiamo a chiudere in questo modo. Vi faccio vedere. Ecco qua. Vi faccio vedere come vado a chiuderla. Vedete? Così, in questo modo qua, vedete? Vediamo se si riesce a vedere, si prende e si va a chiudere in questo modo. Ci facciamo proprio questa crosta. In modo che tutto il ripieno rimanga all'interno del nostro bordo. Fatto questo, ci metto un po' d'olio e poi la facciamo riposare per circa una mezz'oretta. Ok ragazzi, mentre la nostra pizza ripiena di parmigiana sta lievitando, vi faccio un riepilogo anche sull'impasto. Su questo impasto qua vi parlerò in percentuali, perché ognuno di voi poi la quantità la può fare quante ne vuole. Quindi ci mettiamo un 50% di semola, 50% di farina zero, acqua un 65%, anche fino al 70%, in modo da idratarla anche bene, l'1% di lievito e il 2% di sale. Una volta fatto l'impasto si lascia a
riposare fino al raddoppio. Una volta raddoppiata andiamo a formare le nostre palline, quindi per la base 250 grammi e invece per la parte superiore 220 grammi, poi in base alla teglia che noi utilizziamo, più o meno una teglia come quella che vi ho fatto vedere prima, quella che uso io, hanno più o meno una quantità di quel tipo là. Poi ognuno si fa la sua quantità in base alla teglia. Dopo aver fatto tutto questo andiamo a inserire la nostra melanzana, quella precedentemente impanata, tagliata, impanata e infornata, la andiamo a mettere nella nostra ripiena e poi ci mettiamo il nostro sughetto preparato sempre in precedenza, molto semplice, l'ho spiegato prima come farlo, passata di pomodoro, aglio, olio, viene cotta in modo molto semplice e poi una volta raffreddata la andiamo a mettere all'interno della parmigiana, poi ci andiamo a mettere la scamorza affumicata, ripeto, ognuno di noi può fare come vuole, può mettere anche la mozzarella, può mettere la provola affumicata, si può anche aggiungere il prosciutto cotto, la mortadella, tutto quello che desidera. Una volta fatto questo si prende la parte superiore e si va a chiudere, si va a fare il bordo in modo da far rimanere anche il ripieno fino alla fine del bordo in modo da poterla gustarla fino all'ultimo boccone. Fatto ciò poi si lascia a lievitare per una mezz'oretta. Adesso andiamo a farvi vedere quando la inforniamo e poi sfornerà, vi farò vedere anche bella sfornata. Ok? Ok ragazzi, è passata più di una mezz'ora. Questa è la nostra pizza ripiena di parmigiana bella lievitata, adesso andiamo a infornare. Ok, più o meno una mezz'ora scarsa e ci vediamo tra un po'. Ok, è passata mezz'ora, andiamo a vedere se è pronto la nostra pizza ripiena. Ullala, eccola qua ragazzi, adesso la andiamo a provare per voi con uscita. Ok ragazzi, andiamo a fare la prova la nostra pizza ripiena. Guardate qua ragazzi, guardate qua che bontà, guardate. Adesso la andiamo a assaggiare. Vediamo un po', bella fumante ancora, si sente tutta la parmigiana in un ripieno, invece di mangiare la parmigiana e poi farci la nostra scarpetta, noi la mettiamo direttamente nella nostra pizza ripiena. Ottima. E con questo è tutto, il video finisce qui dal panificio di Lorenzo Michele, vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina per essere sempre aggiornati nelle prossime uscite, nei prossimi video. Il video termina qui e vi saluto, ciao ragazzi, ciao! Iscrivetevi al canale e mettete un bel like. Ciao!